Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Ancora un agguato a Napoli, ancora un morto in meno di 24 ore. Dopo l'omicidio a Fuorigrotta, ora si torna a uccidere nella periferia nord di Napoli. Questa volta a cadere sotto i colpi dei sicari è stato Giuseppe Tipaldi, figlio del Ras Gaetano, entrambi considerati un tempo affiliati alla cosca dello Russo. Tipaldi sarebbe stato ucciso poco dopo le 2 di questa notte, mentre si trovava in un circolo ricreativo in via Ianfolla, probabilmente in compagnia di altre persone che però si sono dileguate prima dell'arrivo della polizia. Il 38enne, colpito in diverse parti del corpo, è deceduto sul colpo. L'ipotesi più accreditata è che Tipaldi, personaggio noto negli ambienti criminali di Miano, sia stato ucciso perché aveva dato fastidio ai nuovi RAS che hanno preso il posto, che un tempo era dello Russo. Scarcerato da poco, infatti, Tipaldi stava cercando di ritagliarsi un suo spazio nel nuovo scacchiere malavitoso della zona. Tipaldi, fin da giovanissimo, era finito al centro delle indagini sulla cosca mianese. Poco più che ventenne, ad esempio, fu protagonista, insieme ad Oscar Pecorelli, di una spedizione punitiva contro alcuni ragazzi del clan Licciardi, che si concluse con la gambizzazione di uno di loro. Nel 2010, insieme al padre, fu invece coinvolto nell'operazione che portò all'arresto di decine di boss e gregari all'organizzazione criminale guidata dai fratelli Lorusso. Poi, nel 2015, fu raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per aver violato i domiciliari. Arrestato, fu trasferito nel carcere di Poggioreale. Alcuni mesi fa, poi, è tornato in circolazione, avvicinandosi al gruppo dei Cifrone. Una vicinanza però durata poco, fino alla disarticolazione del sodalizio da parte delle forze dell'ordine. Rimasto solo, Tipaldi avrebbe poi tentato di riorganizzare alcuni superstiti dello Russo e di tentare la scalata ai vertici. La prima seduta del Consiglio Comunale di Napoli comincia come si era conclusa l'ultima dell'era De Magistris, con le proteste all'esterno del Maschio Angioino di lavoratori delle partecipate del Comune e dell'Unione Sindacale di Base, che invoca la non privatizzazione dei servizi. All'interno dell'assise presenti 39 consiglieri su 40, i lavori sono iniziati con l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali. A dirigere la prima seduta il consigliere anziano Gennaro Acampora, eletta poi a maggioranza come nuovo presidente del Consiglio Comunale la consigliera Enza Amato. Dopo le tensioni accumulate nella lunga e snervante campagna elettorale, come era prevedibile, oggi aria distesa all'interno della Sala dei Baroni. I candidati a sindaco Antonio Bassolino, Catello Maresca e Alessandra Clemente si sono salutati cordialmente col nuovo sindaco e hanno promesso il massimo impegno. Il ruolo della Commissione Bilancio, ma anche della Commissione Vigilanza, sarà un ruolo fondamentale. Quello di chi, ripeto, si proietta in questo nuovo ruolo e con questa nuova funzione con la consapevolezza di chi può dare un contributo. Un apporto positivo ogni qualvolta ci sono cose utili per la città, e una opposizione anche ferma quando dovesse vedere che si fanno cose sbagliate per Napoli. Vigilerò affinché non ci siano bluff e truffe su dei progetti economici finanziari promessi alla città di Napoli come il patto per Napoli. Fondi del PNRR, viabilità, infrastrutture e gestione dell'ordine pubblico, tanti temi all'ordine del giorno su cui il sindaco Manfredi promette massima attenzione. Napoli è stata ferma per molti anni perché ha sofferto anche di una mancanza di investimenti e anche di una mancanza di realizzazione degli investimenti che c'erano. Quindi su questo lavoreremo con grande intensità, anche cercando di colmare i problemi di personale che abbiamo, oltre ovviamente i problemi di bilancio, perché chiaramente per realizzare le cose abbiamo bisogno delle persone. Tra i banchi del Maschio Angioino anche il nuovo consigliere per gli extracomunitari di Napoli, Virai Parsanna Fernando, che promette per le minoranze etniche formazione e lavoro regolare. Importante è la qualità di lavoro. La formazione, bisogna formare per lavorare qualità. Questa è la fabbrica dei sogni, signor Da Vinci. E difatti ho realizzato un grande sogno. Quale? No, a parte gli scherzi, stiamo realizzando un bellissimo sogno, quello di ritornare alla vita. Perché il teatro è la bella copia della vita e oggi riprendiamo dopo quasi 2 anni questa fabbrica di sogni, dove abbiamo volutamente rimettere insieme una bellissima storia d'amore
dove nella realtà ci sono delle cose che potrebbero non esistere, dove ci sono delle alchimie.